Benvenuti cari telespettatori di Rossini TV per questa nuova edizione settimanale del Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Valle Foglia e i comuni limitrofi. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email vallefoglia@rossinitv.it. E partiamo subito con una notizia di cronaca, visto che nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stato un incendio a Padiglione di Tavuglia, dove attorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Santa Barbara per sedare un rogo generato da uno scooter in fiamme parcheggiato nel sottoscala di un'abitazione. Incendio domato da due autobotti e un'autoscala che hanno messo in sicurezza il perimetro dell'abitazione rimasta danneggiata in alcuni punti. Sul posto anche il 118, ma non si sono registrate persone ferite o intossicate dal fumo. I carabinieri invece indagano per una possibile origine dolosa alla base dell'incendio. E cambiamo ora argomento parlando di guardia medica e dei numerosi servizi che ancora non sono stati ripristinati nella Casa della Salute di Valle Foglia. A fare il punto su questo argomento è stata la consigliera regionale Micaela Vitri. Sentiamo. La Regione non ha voluto inserire l'allargamento, quindi anche l'estensione degli spazi della Casa della Salute di Valle Foglia nella progettazione per il PNRR. Eppure queste sono risorse che non arrivano direttamente dalla nostra Regione, ma dal Governo grazie all'Unione Europea. Ora sembra che arrivino soldi a pioggia per nuove strutture, nuovi ospedali, case di comunità, e invece il PNRR chiedeva precisamente di investire nella medicina del territorio e quindi in quelle che sono le case della salute, proprio come quella che noi abbiamo a Valle Foglia. Io temo che si rischi di perdere un'occasione unica, perché questa struttura deve diventare un punto di riferimento per tutta la zona tra Pesaro e Urbino e dare il supporto così anche a quelle che sono le strutture già presenti lungo la costa Pesaro, per evitare che tutti gli utenti sovraccarichino e quindi vadano a pesare negli ospedali di Pesaro. Dal governo arriveranno dal PNRR 182 milioni di euro se siamo in grado di presentare progetti adeguati e in linea con quelle che sono le caratteristiche, le linee guida del piano. Io dubito che tutto ciò che chiede la nostra Regione rientra, ad esempio gli adeguamenti antincendio e antisismica non possono rientrare, per cui sarebbe stato necessario invece valutare l'inserimento di una struttura come quella della Casa della Salute. Proprio il PNRR chiede che le case di comunità, quindi appunto come quella di Valle Foglia, debbano occuparsi di tutta quella medicina che offre servizi intermedi tra le acuzie e il pronto soccorso, medicina sportiva, medico di base, pediatra. Guardia medica che manca non solo a Valle Foglia ma anche a Pesaro, anche a Gabice, e sembra che tra pochi giorni mancherà anche a Fano e Mondolfo. Esatto, proprio così siamo molto preoccupati, perché nell'arco di meno di un anno, ma di 5-6 mesi, la Regione Marche, la Giunta Quaroli, ha chiuso, abbattendoli proprio come un domino a scaletta, 7 postazioni di guardia medica, 7 considerando anche Fano Mondolfo, che sono a rischi, chiuso totalmente o parzialmente, intendo. E per ciò che riguarda in particolare Valle Foglia, ci rendiamo conto che questo è un presidio fondamentale che deve essere riaperto al più presto. L'assessore alla salute Saltamartini continua a dire che il problema dipende dalla carenza di medici. Io sono andata ad indagare, il problema non è la carenza di medici, ma le condizioni insostenibili a cui la Regione chiede di lavorare. Da 27 medici che avevamo nel nostro distretto siamo passati a 5-6, e a loro viene chiesto di fare la stessa cosa, lo stesso servizio che prima facevano in 27, ad un compenso di circa 23 euro lorde l'ora. Immaginiamo cosa possa significare per un medico rimanere solo a coprire il triplo dei turni per 23 euro lorde la notte, con un'infinità di rischi. Il problema però può essere risolto amministrativamente, e basterebbe che l'assessore Saltamartini facesse, come hanno fatto in altre regioni, ciò che insomma può agevolare l'impegno dei medici, sottoscrivendo il contratto integrativo regionale, che permette di portare il compenso orario da 23 euro a 30 euro l'ora. L'assessore Saltamartini ha la richiesta di accordo integrativo regionale per alzare quindi il compenso orario da aprile e ancora non l'ha firmato.
Servizi che comunque il Comune di Vallefoglia cerca di non far mancare ai propri cittadini, approvando in questi giorni il trasporto sociale e scolastico per gli utenti invalidi. Un supporto che consiste nell'accompagnamento di persone con disabilità presso i centri educativi, riabilitativi e presso gli istituti scolastici di Pesaro. Un sostegno da parte del Comune di Vallefoglia che si estende in maniera importante verso questi utenti, allargandosi anche nella gestione dell'assistenza educativa, scolastica e domiciliare. Un servizio rivolto ai minori diversamente abili in condizioni di svantaggio a cui vengono forniti sostegni scolastici presso il domicilio, nelle scuole o nelle sedi operative autorizzate, al fine di garantire un sano sviluppo sociale. Questa forma d'aiuto, prevista per la durata di 3 anni, ad un costo complessivo di 900.000 euro, interessa attualmente 60 nuclei familiari del territorio comunale. E in settimana è stata inaugurata una nuova biblioteca a Sant'Angelo in Lizzola a fianco della sede comunale. Un nuovo spazio culturale e artistico che cercherà di coinvolgere le nuove generazioni e non solo. Questa bellissima torre annessa al Palazzo Bagnani è stata destinata all'arte contemporanea. L'arte contemporanea che non è un settore di nicchia, come di solito si ritiene, ma è invece il modo in cui tutta la storia, tutto quello che c'è stato nella storia dell'arte, può diventare qualcosa che tutti possono comprendere perché è contemporaneo, appunto. Quindi la nostra idea è di aprire non uno spazio, altamente specialistico, anche se ci sono dei testi che sicuramente gli studenti dell'Accademia, dell'Isia, o comunque gli studenti anche del liceo artistico potranno utilizzare e volentieri metteremo a disposizione, ma lo facciamo soprattutto con lo stesso spirito con cui abbiamo organizzato tutte le altre iniziative, sia con Pesaro che con Vallefoglia, cioè far conoscere meglio la storia, la cultura, il territorio del territorio appunto di Vallefoglia. Sono solo libri d'arte, quindi si connettono alla biblioteca che già esisteva a Sant'Angelo in Lizzola, e sono libri che servono per partire, per avere degli spunti da cui partire per laboratori, residenze, iniziative, eventi che sono finalizzati sempre a conoscere di più la storia, non solo di Sant'Angelo ma di tutta Vallefoglia ovviamente. C'è anche una sezione dedicata proprio ai libri sulla storia della provincia di Pesaro Urbino, quindi un po' per conoscere meglio questo territorio. Poi ci sono libri strettamente legati proprio all'arte contemporanea, all'arte del passato, quindi l'idea è che diventi uno spazio frequentato da chiunque, dai ragazzini, dalle persone appassionate, dalle persone curiose, e noi faremo in modo di attivarlo attraverso appunto degli eventi. Questo nel piano terra. Nel primo piano verrà collocata per 2 anni un'opera d'arte di cui ancora non diciamo nulla, ma un'opera d'arte di grande rilievo internazionale, che ci collega a Pesaro, perché è un'opera che è stata realizzata per il Rossini Opera Festival tanti anni fa e tenuta fuori dalla portata, dagli sguardi dei fruitori per tantissimi anni, quindi saremo molto felici di collocarla qui. E poi lo spazio successivo, gli altri 2 piani, sono destinati ai laboratori soprattutto per gli adulti, perché lo spazio non è magari fruibile tanto dai bambini. Per i bambini useremo sia lo spazio al pian terreno che fuori, che è molto bello, e una torre tutta dedicata all'arte. È una ulteriore opportunità sull'arte contemporanea, e diciamo che arricchisce un sistema bibliotecario che è gestito dall'Unione dei Comuni e che trova qui a Sant'Angelo già con questa ulteriore apertura un'integrazione della biblioteca esistente. C'è una grande speranza di futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Rossini TV continua a dare spazio alle vostre segnalazioni e anche in questo caso una telespettatrice ci ha contattato per portare l'attenzione su una stradina di Vallefoglia che con qualche accorgimento in più potrebbe essere migliorata. Vediamo. Dietro delle segnalazioni fatte sia da mia mamma che dalle amiche che sono persone anziane, magari alcune per dire sono magari un po' più, si muovono col bastone, con dei carrelli e utilizzano molto questa stradina, che non è una stradina principale, però comunque sia per la gente qui del posto, per diciamo nella zona qui nel circondario, visto che qui al centro commerciale c'è il supermercato, ci sono vari servizi, queste persone più grandi diciamo si muovono a piedi e fanno questa strada perché non ci sono pericoli, perché comunque se tu cammini nella strada diciamo normale ci sono i parcheggi, la gente va indietro con la macchina
E te tante volte rischi magari che non, no, magari non vedi la macchina che si muove e rischi di essere anche, diciamo, buttato sotto, no? Sotto una macchina. Quindi le persone più grandi preferiscono fare questo pezzo di strada qua, che diciamo che viene comunque ogni tanto viene tagliata l'erba, non è che è una cosa che viene lasciata proprio così, però se fosse curato meglio magari le persone avrebbero un accesso migliore e potrebbero muoversi meglio, insomma, come dico, perché a volte passano anche con delle carrozzelle. Persone insomma disabili, ecco. Se si potesse migliorare questo mettendoci un po' di breccia, tagliando l'erba, mettendo qualche bidone, perché vedo che tanta gente purtroppo butta le cose per terra. Invece se c'è un bidone, uno prende e raccoglie, voglio dire, no? E magari se più avanti ci fosse l'opportunità anche di una futura illuminazione. Quello dopo dipende dalla disponibilità, no? Dall'amministrazione. Per adesso noi ci accontentiamo anche che di giorno sia un pochettino più accessibile, ecco. Per adesso ci accontentiamo di questo, insomma, questo è un suggerimento che diamo, non è una critica assolutamente, è solo un suggerimento perché siccome che me l'hanno detto più di una persona, allora mi sono fatta un po' portavoce di questa cosa qui, ecco. E parliamo ora di Olimpiadi invernali che dal 4 di febbraio sta vedendo l'Italia protagonista a Pechino. Tra gli atleti azzurri qualificati alle Olimpiadi invernali c'è anche Alex Pagnini, 27enne di Gradara, che fa parte della squadra italiana di bob a 4. Alla prima Olimpiade della sua vita, Alex scenderà in pista in quattro manche distribuite su 2 giorni, sabato 19 e domenica 20 febbraio. Il giovane gradarese farà parte del secondo team, gareggiando al fianco di Mircea, Obou e Variola. E continuiamo a parlare di sport partendo dalla pallavolo. La Megabox Vallefoglia è infatti uscita trionfante dalla trasferta di Trento, vincendo per 3-7-0. Una partita decisiva per le ragazze di Coach Bonafede, che sono riuscite a sconfiggere una rivale diretta per la salvezza, portandosi ora a 4 punti dalla zona retrocessione. Prossimo impegno per la Megabox sarà domenica 20 febbraio alle 19:30 al Pala Carnaroli di Urbino contro il Casal Maggiore. Passiamo ora al calcio locale partendo dal campionato di eccellenza, visto che la sfida tra Atletico Gallo e Urbania si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, permettendo così ai padroni di casa di rimanere a un solo punto dalla zona play-out. 0-0 anche per il Valfoglia che nel match domenicale ha ospitato l'Olimpia, ottenendo solamente un punto. Sconfitta casalinga per 0-2 invece per il Ksport Montecchio, che al Villa San Martino, oltre che a concedere 2 gol, ha concesso anche il posto in classifica, abbandonando momentaneamente la zona playoff. Nel campionato di prima categoria è arrivata la seconda vittoria di fila per 3-1 dello Steria Nuova, che dal campo del Vismara è uscito con 3 punti nelle tasche, allontanandosi dai playout. Vittoria anche per l'Atletico Tavuglia, che è arrivato a quota 20 punti in campionato grazie all'1-0 rifilato al Sant'Orso. E con le notizie sportive si conclude questa nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo e vi auguro un buon proseguimento di serata.